Chi mi conosce sa che questo video era destinato ad arrivare e ho aspettato, lo faccio così in modo che sia un po' più rapido e non vi, cioè non sia costretto a farvi aspettare chissà quanto. Resident Evil Village, c'è stato il breve showcase in cui hanno mostrato le novità e ci sono delle novità. Ci sono delle novità, ragazzi. Allora, prima di tutto andrò in maniera quanto più rapida e concisa possibile, anche vista l'ora per non annoiarvi troppo. 7 maggio. Data ufficiale di lancio, confermata, se Dio vuole non ci saranno ritardi e quindi il gioco arriverà in tempi relativamente brevi. 6 mesi, 6 mesi, anzi meno di 6 mesi e sarà nelle nostre case. Perché dico nelle nostre case? Perché coinvolgerà un po' tutti, perché la grossa e principale novità, quella che nessuno si aspettava onestamente, è che ci hanno ripensato. Ci hanno ripensato, uscirà anche su PS4 e Xbox One, quindi non più solo su PS5, Xbox Series X e PC, ma anche su console di vecchia generazione. Chi se lo sarebbe aspettato? Nessuno. Siete contenti? Immagino di sì. Immagino che qualcuno non lo sia, però, perché, come abbiamo poi detto all'epoca, è una notizia che in qualche modo ridimensiona un po' il progetto sotto certi punti di vista. La notizia dell'epoca, secondo cui Capcom avrebbe avuto intenzione di lanciarlo solo su console next gen, lasciava intendere l'intenzione di realizzare un prodotto puramente next gen, veramente next gen. Questo passo indietro, che appare abbastanza incomprensibile, onestamente, in questo momento, o quantomeno un po' controverso, ridimensiona un po' le aspettative, perché sì, comunque resta un prodotto meraviglioso e il trailer che è stato svelato e che vi lascio magari in descrizione, lo testimonia in maniera chiarissima. Tra parentesi, l'avrei messo il trailer, ma è un periodo in cui Capcom piomba tutti i video in cui ci stanno sequenze di Resident Evil, per cui per evitare, vista l'ora, ho preferito ometterlo completamente. Poi semmai domani ne parliamo meglio, ma resta comunque il fatto che questo trailer, tanta roba, da un punto di vista registico, da un punto di vista scenico, da un punto di vista generale. Veramente ben curato, veramente affascinante l'atmosfera, veramente pesante, se vogliamo, no? Questo castello in cui poi si svolgerà tutto, popolato da tanti personaggi estremamente carismatici che avranno ognuno a che fare con Ethan in qualche modo. Consiglio, tra parentesi, visto che questo sarà un capitolo strettamente legato a Resident Evil 7, se non l'avete ancora fatto, giocatevi il 7, ragazzi, perché potrebbe essere interessante per capire meglio alcune cose, per entrarci meglio in questa nuova storia. Fermo restando che appunto sarà un capitolo poi che potrebbe anche raccontare cose abbastanza godibili pur senza aver giocato il precedente. Comunque resta il fatto che si parla di un prodotto molto molto affascinante, esteticamente curatissimo, tecnicamente di altissimo livello, questa visione in prima persona sembra accrescere esponenzialmente l'intensità rispetto già all'ottimo Resident Evil 7, insomma sembra che Capcom ci abbia veramente lavorato molto molto bene per far sì che tutto funzioni come si deve. E la sensazione è quella. Per cui io sono estremamente curioso, estremamente ottimista. Per quanto sta cosa del ritorno alle origini, o meglio del passo indietro, perché di quello parliamo, ovvero esce pure su PS4 e Xbox One, un po' mi ha destabilizzato, perché allora perché qualche tempo fa dire no, esce solo su PS5 e Xbox Series X, tutti quanti contenti, tutti quanti in qualche modo, non contenti, ma quantomeno speranzosi di poter vedere un netto passo avanti. Questo non vuol dire che Village non sarà un passo avanti, anzi, forse lo sarà sicuramente, ma resta comunque il fatto che lo sarà in prospettiva meno. Perché è chiaro, ragazzi, c'è cioè un prodotto solo next gen avrebbe avuto certe premesse e certi obiettivi, certe finalità. Un prodotto cross gen a maggio ha un sapore diverso. Per quanto possa essere figlia questa decisione delle difficoltà di distribuzione di PS5, di Xbox Serie X ed S, ma comunque in un certo qual modo ridimensiona, seppur parzialmente, seppur marginalmente, una produzione che in molti desideravamo dal sapore veramente next gen, da tutti i punti di vista. Ed è chiaro che si sarebbe potuto fare un po' di più, ed è chiaro che questa scelta in qualche modo limiterà il potenziale o comunque la visione creativa del team di sviluppo. Cosa importante, non so se quando questo video andrà online saranno risolti i problemi, fatto sta che su PS5, solo su PS5, ora ci dovrebbe essere la demo del gioco.
una demo particolare cui i contenuti dovrebbero comunque darci un'impronta di quella che sarà la produzione. Una demo che spero di portarvi domani in giornata, insomma, salvo colpi di scena, dovrei riuscirci senza problemi. Ne parleremo bene, ci saranno un sacco di questioni da affrontare. Infatti credo che domani vi anticiperò FIFA così da avere il pomeriggio libero e poter gestire eventualmente Resident Evil in tutti quelli che potrebbero essere i temi legati alla produzione, per cui magari aspettatevi un FIFA in mattinée, ecco, perché almeno il pomeriggio ce lo facciamo serenamente. Comunque, ragazzi, questo è. Allora, io vi lascio in descrizione il link al trailer ufficiale e tenete presente che vi lascerà veramente a bocca aperta sotto certi aspetti, perché la caratterizzazione dei personaggi è clamorosa sotto alcuni aspetti. Alcuni personaggi sono veramente, in inglese direbbero spot on, ok? Veramente precisi, ecco, precisi in termini di... sono stati veramente integrati in un contesto che sì, sarà diverso da quello a cui siamo abituati, perché qui si va nell'Est Europa, ragazzi, ne abbiamo parlato mille volte. Est Europa, per cui un cambio di rotta per certi versi rispetto al solito re c'è. Però la sensazione è che potrebbe essere un cambio di rotta coerente con la serie, un cambio di rotta gradevole e fedele alla tradizione della serie in termini di atmosfera, per quanto non in termini di tematiche, perché appunto si va un po' fuori dalla comfort zone tipica di Resident Evil, ma c'è quel qualcosa che secondo me, insomma, non c'è nulla, e sapete bene quanto io sia ipercritico e tendenzialmente severo su certi aspetti, non c'è niente in questa fase che mi faccia pensare che qui dietro l'angolo possa esserci problemi, limiti. Sembra veramente un gioco in cui Capcom ha fatto una cosa a regola d'arte. Speriamo che sia così, perché ci meritiamo un Resident Evil di qualità assoluta che possa anche chiudere il discorso di Ethan Winters e darci un'infiocchettata finale su questa storia che, se tutto va bene, credo che di emozioni ne regalerà parecchie. Per cui, per quelli che hanno una PS5, mi raccomando la demo. La proveremo comunque domani insieme per così darci anche una farci una chiacchierata sopra per poter discutere bene di quello che saranno i contenuti. Ma appunto, tenete presente che se avete una PS5 vi va di farvi una nottata un pochino horror stanotte, la trovate. Detto ciò, ragazzi, aspetto di sapere i vostri punti di vista, soprattutto sul discorso retromarcia in termini di piattaforme. Domani ne parleremo meglio. Passate una buona notte, divertitevi e noi ci vediamo domani.